tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video e come avete capito dal titolo, oggi vi farò vedere le 5 palette della Disney per quanto riguarda la Makeup Revolution, quella America, no, Italia. Allora, intanto ve le faccio vedere. Sono queste tre, quindi Ariel, Jasmine e Cenerentola, dopo ovviamente ve le faccio vedere meglio, e poi Tiana e Belle. Prima ve le faccio vedere sempre in questa posizione qua, dopo però ve le voglio far vedere queste veramente, rigiro la telecamera e ve le voglio far vedere bene 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 perché sono veramente veramente il top, bellissime. Allora, sedetevi comode perché sto video non so sarà un po' lungo perché adesso vi devo spiegare alcune cosine. Se avete fatto caso nel video precedente a questo dove vi ho fatto vedere lo spacchettamento del Boozy Shop, chi ha visto quel video capirà anche questo praticamente, perché scusatemi. Fuma, fuma. Perché nel video quello precedente, su un pacco The Boozy Shop, avevo acquistato queste tre palette di Ariel, Cenerentola, Cenerentola, Jasmine ed Ariel. E invece queste due le avevo prese su Makeup Revolution, quello America, lì, quello inglese, insomma. Sul video precedente, sempre del Boozy Shop, avevo fatto vedere quelle tre che avevo acquistato, però non ve lo fate vedere nel dettaglio perché volevo fare un video a parte per quanto riguardava la Makeup Revolution, dove io, che è un haul questo, dove io ho acquistato le palette. Ma io su Makeup Revolution le avevo acquistate tutte e cinque. Adesso vi racconto un po' quello che è successo. Per carità, io non ce l'ho con la Makeup Revolution America perché non è che è colpa di loro comunque. Allora, io avevo fatto l'ordine il 16 di luglio, un ordine solo, dove avevo acquistato tutte queste 5 palette della Disney, di queste principesse. Cerco di essere più veloce possibile. Ho acquistato queste 5 palette. Ok, perfetto, se sa che dopo quando voi fate l'ordine comunque vi arriva l'email, no? Grazie per aver ricevuto l'ordine, dopo vi arriva il tracciamento e tutto quanto. E non mi è successo una roba gravissima, però comunque. E praticamente queste due palette, cioè praticamente loro mi hanno inviato, per farvela breve, due pacchi divisi. Infatti non capivo, quando a me mi è arrivato il pacco, mi è arrivato dopo un mese, no, non era proprio un mese, ma quasi. Infatti dico, ma non arriva mai sto pacco, quanto mi arriva? Cioè, io capisco per carità, stanno in America. No, oddio, dai un attimo, sì, no, oddio, no, è Makeup Revolution America, ma loro spedivano dalla Germania. Quindi non pagavi nemmeno la dogana, niente, perché Germania è Unione Europea. E praticamente ho aspettato quasi un mese prima che mi arrivasse il pacco, io aspettavo tutte le 5 palette, invece mi sono trovata nel pacco solo queste due palette, quando io ne avevo acquistate 5. E ci sono rimasta male, al che io gli mando un messaggio con le foto e tutto, che mi arrivate veramente solo due palette, perché è vero. Mi ha dato un messaggio, ho fatto scusate, guardi, ho ordinato 5 palette, non 2, perché mi è arrivato un pacco solo? Però io avevo fatto caso che loro, infatti, nelle mail, invece di un codice, me ne avevo mandati 2. Allora ho pensato, dico, poi se mi manda il pacco che è di tutte e 5 palette, ma divise? Ma perché sta cosa? Non c'hanno una scatola o qualcosa di un po' più grande? Infatti loro mi hanno scritto, detto, guarda, noi mandiamo due pacchi divisi. Ho capito, però io tutta contenta, so aspettare un mese. Quasi un mese ho aspettato per ricevere tutto il pacco, mi ricevo solo 6 palette, ed è per l'altro pacco, per le altre tre palette, quando ho aspettato un altro mese, la Madonna, finisco più qua. E poi ho detto, scusate, non è cattiveria, però voglio dire, c'avete una scatola un po' più grande? Cioè, se uno vi compra tutta Makeup Revolution, che fe? No, per dirvi, però se io volevo fare un ordine, oppure anche un'altra persona fa un ordine, che ne so, bello grande, che c'è sta un sacco di roba, invece di 5 ce ne sta 10, 15, una ventina, che fai? Gli dai 5 pezzi alla volta, 3 pezzi alla volta, invii e questa ci aspetta ogni volta un mese per ogni pezzo. Cioè, boh, mi pare una cosa strana. Infatti, questa non l'ho capita. Però, vabbè, al che io aspettavo quest'altro pacco di queste altre tre palette. Al che io ho detto, guarda, è passato un mese, l'altro, il secondo pacco non mi è arrivato, cosa dovevamo fare? Loro mi hanno detto, guarda, aspetta il 17, se vedi che non arriva, ci ricontatti e poi ci riaggiorniamo. Infatti ho aspettato fino al 17, ovviamente ho aspettato fino alla sera, fino alle 7, quando era verso 7 e mezza, se, no, sì, 7 e mezza, 8, io ho mandato un'altra email, io mi ho dato un messaggio, ho detto guarda, il pacco non mi è arrivato, come dovevamo da fa? Loro ovviamente mi hanno risposto il giorno dopo, perché tanto è chiuso, io ho aspettato proprio fino alle 8, no?
Mi hanno detto, guarda, a sto punto ho detto, scusa per il disguido, ho detto cosa vuoi fare, ho detto vuoi rimborso oppure tipo vuoi piano, un'altra volta le vuoi riordinare, io ho fatto no, guarda, voglio rimborso, non ci vado ad aspettare un altro mese, dico siccome queste palette l'ho visto anche su altri siti, questo non gliel'ho detto, lo sto dicendo a voi, l'ho visto altri siti, più di altri siti, quindi ho detto no, guarda, voglio il rimborso. Quindi loro alla fine mi hanno rimborsato, tutto tranquillo, tutto quanto, e io così ci ho acquistato quest'altre tre palette. Cenerentola, Aria e gli Asmi che mi mancavano, che l'ho preso su Busy Shop sul video precedente a questo che avete visto che vi ho fatto lo spacchettamento. Però siccome queste due invece mi erano arrivate da Make Up Revolution, quindi per questo vi faccio un video solo sulla Make Up Revolution. Però sappiate che queste due mi arrivate sulla Make Up Revolution, invece queste altre tre mi arrivate su Busy Shop. Però questo qui è un video per quanto riguarda Make Up Revolution, che è tanto comunque della Revolution, quindi alla fine non è che ve ne frega, l'ho presa, Busy Shop, Make Up Revolution, eccetera. L'importante è che vi faccio vedere queste stupendi palette perché sono veramente, veramente bellissime. E invece alla mia amica, ciao Sara, un bacio grandissimo. Lei sta anche su YouTube, ormai credo che ormai la conoscete, che di tanto ve la nomino. Dark Lady Bijou, ve lo scrivo sia qua in sovraimpressione. E anche sotto l'info box vi lascio direttamente il suo canale, quindi se volete vi potete anche andare a iscrivere. È bravissima, è carinissima, è dolcissima e fa dei video bellissimi. A me almeno mi piacciono veramente tanto, cioè comunque fa dei video diversi l'uno dall'altro, sempre per quanto riguarda il beauty, tutte queste cose qua. Quindi andate a seguire, mi raccomando, se vi va e vi iscrivete al suo canale. Lei invece Purina, io ci sono rimasta male infatti per lei, perché a lei invece è successo come Make Up Revolution una cosa big enorme proprio. Lei mi ha detto se vuoi lo puoi spiegare, lo puoi dire nel video, ve lo dico in breve. Lei pure, allora io ordina, ma è stato tutto un intreccio, non so perché è successo tutto questo casino, sarà per il Covid, non lo so. Praticamente cos'è successo? Io ho ordinato il giorno prima da lei, perché lei mi ha detto, guarda Greta, è uscita una nuova collezione delle Disney, che poi questo è ormai un annetto che ci sta, nel manco lo sapevo, perché voi sapete, sono amante della Disney, qualsiasi cosa è, come passo e trucco, roba di unghie, un piccolo fiorellino lo devo avere perché della Disney sono proprio pazza, 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 qualsiasi cosa da fastidio lo metto qua dietro, capello qua, vabbè. E quindi sono proprio, proprio, proprio pazza della Disney, adoro, amo, I love you proprio. E quindi qualsiasi cosa adoro a catà, nel mio limite se posso, insomma. E quindi le metto, guarda, su Make Up Revolution America, c'è, sai, ti consiglio di prenderlo lì, perché effettivamente su Make Up Revolution America fanno un sacco di offerte e di sconti, invece su quell'Italia devi pagare proprio il prezzo pieno, lì fai gli sconti, ed è qua, della là. E lei purina non lo sapeva, non è che è colpa sua, lei ovviamente mi ha detto, guarda, prendiamole lì che è meglio. Infatti lei, io ho fatto l'ordine il giorno dopo e lei il giorno dopo ancora, quindi ho fatto, cioè, allora io ho fatto l'ordine, scusate, mi sto trecendo. Il giorno prima, no, non è vero, che cacchio, ho visto di una cazzata. Allora, io lo stesso, cioè il giorno dopo che lei mi ha detto, guarda, c'è, cioè, stai, io il giorno dopo ho fatto l'acquisto, lei l'ha fatto lo stesso giorno con me, però lei l'ha fatto un'ora dopo. E poi il pacco è arrivato prima lei che a me quando io ho fatto l'ordine prima, quindi non capisco perché il pacco doveva essere preparato in teoria prima a me perché ho fatto l'ordine prima, però vabbè, non è questo il problema, non me ne frega un cazzo, arriva prima lì, prima a me, non è che me ne frega, era per farvi capire. Ma il fatto che a lei gli è arrivato tutto sfasciato, ragazze, cioè è arrivato il pacco quando lei è scesa, che è arrivato il postino. Infatti il postino era, mi ha detto, era anche, era una donna, era rimasta anche un po' imbarazzata, che il pacco, la scatola, cioè era tutta bagnata, fradicia, tutta schiacciata, pareva qualcuno ci fosse pistato qualcosa. E il postino subito ha detto, guarda, vuoi rimandare indietro? Sara ha detto no, perché voleva vedere un attimo dentro com'era. È andata su casa, l'ha aperto e c'ha tutte le palette rovinate. A me mi ha mandato anche le foto tutte spellate. Ha detto questa qui di Yasmin, che mi ha fatto vedere tutta rovinata qua. Perché vedete, queste palette hanno le scatoline. Allora, scusate, vedi, hanno, questa è una scatola e dentro c'è la palette vera e propria. Però giustamente noi paghiamo un prodotto, vogliamo che ci viene intatto, super intatto. E praticamente qui c'è la scatolina e lei piaceva ovviamente tenere dentro la scatolina carina con la palette dentro, almeno così non si sporca, eccetera. Infatti le scatoline non le butto perché peccato, è carine. Però dentro i prodotti alla fine non erano messi male, però per esempio quella di Cenerentola, se non erro, mi pare, mi ha detto Sara, c'era un arancione che lei piaceva, proprio quello, e c'era la muffa, perché comunque anche dentro le palette si erano bagnate. Cioè purina, guardate, adesso io vi ho detto proprio nel succo, dopo lei quando farà il video ve ne parlerà meglio lei nel dettaglio, quindi se volete dopo andate a vedere quando sarà, che ancora non ha caricato, però quando sarà, se vi iscrivete al suo canale, attivate la campanellina, vi arriverà la notifica delle palette, credo che scriverà palette Make Up Revolution, poi non lo so,
Quindi, se lo volete vedere meglio nel dettaglio, tutto quello che è successo a lei era un anticipo che vi ho detto. Io non è cattiveria, io vi dico. Infatti, Sara ci è rimasta male perché giustamente dice: come a te tre va tentate queste due me tutte sfasciate. Io ho detto: sarà stato un caso uno su un milione. Sei stata sfigata tu che ti è arrivata a te così, come poteva capitare a me? Io infatti c'avevo l'ansia pura, quando mi arrivava il pacco dico c'avevo paura sia se c'erano solo due depalette, perché lì infatti c'avevo due codici, e sia se mi arrivava tutto sfasciato anche a me. E invece mi è arrivate tutte intatte, queste due mi arrivate intatte, però un pacco solo e l'altro pacco non si è visto più. No, dopo l'altro pacco no, aspetta, di me è successo che dopo mi è arrivato, però loro già mi avevano rimborsato e già io avevo fatto l'acquisto su Busy Shop delle tre palette compreso. Infatti quando mi è arrivato il postino mi ha fatto... Il postino mi ha detto, guarda, volendo puoi fare così, prima che ti rimborsano e dici che il pacco ti è arrivato e mandi i miei, guarda, non mi rimborsate più, aspettate, devo stare lì. Scusate, che è rinfrescato, se sta meglio. E ho detto, no, guarda, non lo posso fare, cioè non posso prendere il pacco, non lo voglio prendere perché già me l'ho rimborsato e in più già l'ho acquistato da un'altra parte, lui mi ha fatto, allora a posto così, mi ha detto, e l'ho fatto rimandare indietro e io con la Makeup Revolution sto a posto, ho finito là. Invece a passare, purina non ha nemmeno voluta rimborsare perché dice alla fine dentro le palette sono intatte, ma come fai a sapere che intatte dentro? Però vabbè, a parte questo, dopo comunque vi dirà lei, però io vi dico la sincera verità, infatti l'avevamo detto sia io che Sara... Non è cattiveria, perché non è colpa della Makeup Revolution, che loro giustamente ti prepara il pacco intatto, perché alla fine dentro era imballato bene col pluriball, tutto quanto, non è che era il mio parlo. Però giustamente non è nemmeno colpa dei postini, perché i postini, quando va arriva il corriere che va arriva i pacchi e vi rimanda alle poste vostre della città vostra, il postino dopo da lì lo prende e ve lo porta. Però non è che il postino deve fare un casino da miseria, da due passi che te lo deve portare a casa. È il corriere quello dell'inizio. Quindi non è manco tanto colpa della Makeup Revolution, capito cosa avevo io di... Cioè, con loro dico soltanto, ne manco la colpa, poi dico soltanto, ci avete uno scatolo un po' più grande? Perché mi dovete portare, mi dovete inviare i pezzi divisi uno dall'altro. E poi sono stata la prima cliente, cioè la prima cliente, scusate, una nuova cliente, che è la prima volta che ci acquisto da loro. E invece Sara è venuto proprio distrutto. Cioè, dopo vi ripeto, lei ve lo spiegherà meglio, più nel dettaglio nel suo canale, comunque, se voi volete iscrivere. Non vedo pace con questi capelli, scusatemi ragazze, comunque, ok? Però, insomma, questo. Però io vi dico la sincera verità, non ci voglio questa più, perché non posso aspettare un mese o 2 mesi prima che ti arriva la roba, sinceramente. Poi, sinceramente, adesso che c'è questo problema di queste dogane che prima non c'era, adesso non viene nell'Unione Europea, viene in America, viene in Francia, viene... No, in Francia no, però dove cacchio viene devi pagare pure la dogana. Quindi io la prossima volta quando devo acquistare i siti vedo se è in dollari o in euro, se in euro a posto, se in dollari no. Io per esempio ho fatto l'acquisto su Colourpop, però l'ho voluto fare, non me ne fregava perché lì c'è la dogana perché viene proprio in America, invece la Makeup Revolution era in Germania, spediva. E ho dovuto prendere la collezione per quanto riguarda il trucco dei Bambi, l'ho dovuta prendere per forza. Pagherò la dogana, quant'è sti cazzi, non me ne frega, pagherò su una trentina di euro, non è che pagherò tanto. Aspetterò che mi arriva quello. Comunque, ok, banda alle ciance, che 13 minuti che parlo. Scusatemi tanto, ma comunque vi volevo fare sapere quello che era successo a me e alla mia amica, tra virgolette, nel senso che vi spiegherà meglio il tutto. Se vi iscrivete al suo canale, così appena carica il video vi arriva la notifica. Però sappiate che io non sto dicendo che voi non ci avete acquistato, anzi, per carità, che non è colpa della Makeup Revolution e dei corrieri. Però a parte quello, io però non ci voglio acquistare più. Se acquisto, perché Sara poi lei aveva preso solo la palette di Bella su Makeup Revolution Italia. Entro una settimana gli è arrivata ed era intatto il pacco. Invece con le altre 4 che aveva preso, o 3, no, mi pare 3 che se ne aveva prese 4, non 3, mi pare che Tiana non aveva preso, non mi ricordo, e erano venute sfasciate da quell'altra, quindi. Ok, è successo un po' di casino con la Makeup Revolution, quella America, ma non succede niente. A me alla fine mi è andata bene, nel senso che comunque mi hanno rimborsato, sono stati perfetti, gentili, tranquilli, e quindi ok... Pazienza, l'ho presa da un'altra parte, sti cavoli. Ok, adesso andiamo a farvi vedere le palette comunque della Makeup Revolution. Vi ripeto, queste due Makeup Revolution, con le altre tre su Busy Shop, però volevo faccio un video unico Makeup Revolution, insomma, che tanto comunque devo. Allora, vi faccio vedere Tiana prima. Allora, sono veramente, veramente bellissime, bellissime. Io le adoro. Dai video pare che sono grandissime, e invece è quanto una mano. Cioè, è piccolino proprio. Quando li vedevo i video su YouTube, spacchettamenti di queste, pensavo che erano belle grandi, tipo proprio come un libro, bello grandino, diciamo una roba media.
Invece piccoline ed è meglio, molto molto meglio. E poi sono fatte veramente, veramente, veramente bene. Questa è la scatolina. Ovviamente lo fa sempre il... Qui c'è, vedete la... Oddio, che cacchio è? La zampa pare una corona, non lo so, del ranocchio. Tutta verde, che rappresenta ovviamente Tiana, qui fa vedere che cucina. Sotto c'è scritto Face Palette. Ed è fatta proprio veramente bene, effetto libro. Cioè, guardate, qui c'è tutti i frignetti dei disegnetti del cartone. Ed è veramente, veramente bella. Adesso la apriamo insieme. Sto vicino, almeno così non mi vedete appannata. Vedete, questa qui è, come potete vedere, la scatolina. Eccolo qua, è veramente carina sta palette. Poi vedete, dorata qua. Ma sono fatte veramente, veramente bene. Cioè, bellissima. Adesso ve la apro. Eccola qua, in mezzo qua, ah, dato ve la faccio vedere, eccola. Dopo ve li faccio vedere meglio nei dettagli, il colore. Ma è bellissima, e poi perché c'è anche la frase Real Dreams Come True, scusatemi per il mio inglese, che adesso cosa vuol dire, vabbè. È una figata sta palette perché sono complete, perché qua abbiamo una sfilza, cioè la parte qui, di questi tre abbiamo i blush, questi tre sono gli illuminanti, è una roba bella un bel po'. Però illuminante marroncino, non lo so. Questo credo che lo può utilizzare anche come terra. Bisogna vedere. Ma guardate i blush quanti belli. E questi sono i colori di Tiana. Eccoli qua. Con le pellicoline. Dopo, ovviamente, ve li faccio vedere senza pellicoline, almeno così vedete meglio. Ovviamente lascio fuori dalla scatola. Dato, dopo vi faccio vedere meglio nel dettaglio. Qui invece abbiamo Belle. Belle pure strepitosa, bellissima. Qui infatti abbiamo chi è? Ah, la rosa, ovviamente. Eccola qua. Vabbè, adesso che sto a fare vedere dietro. L'apriamo. Fatte a libro, ma sono rifinite, cioè anche il tatto è bellissimo il tatto, ma sono fatte veramente bene. Sembrano proprio libri. Cioè, è veramente bellissimo anche qui, effetto libro, no? No, vabbè, io adoro. Queste palette le adoro. E questa qui è quella di Belle, qua c'è scritto A Tale of Enchantment, boh, non lo so, la frase, ed eccola qua. Qui abbiamo i soliti tre blush e tre illuminanti, e queste belle. Ovviamente si ispirano alla principessa, giustamente, no? E del cartone, cioè in base ai prodotti, ai colori dentro, gli ombretti, si ispirano ovviamente alla principessa. Cenerentola pure bellissima. Ovviamente aspettatevi tanti video di trucco, Get Rid of Me, che ce n'ho da farli veramente tanti, ma non adesso, st'inverno, cioè quando viene un po' più di freddo ancora, che se no mi muoio. Ovviamente vi farò, che ne so, un video a parte di Cenerentola, che ne so, della palette di Cenerentola, questa qui, e vi faccio il video ispirato a lei, quindi sui celestini, sul blu. Poi un altro giorno vi farò un video di Belle, quindi ispirati sui marroncini dorati. Ci divertiremo tantissimo e spero che vi piaceranno anche a voi che li guardiate. Allora, questa qui Cenerentola, lei ovviamente qua c'ha la zucca. Non l'ho provata, non l'ho sbucciata, niente di niente, che aspettavo apposta di fare il video. Eccola qua. L'apro così. Qui ci abbiamo i tre blush, i tre illuminanti. E qui abbiamo i colori, guardate, sti blu, che roba. E qui sì, abbiamo i colori. Poi ci sta scritto anche i nomi. Tipo Drizella, Bruno dei Dream, Gas il nome del topolino, Miracles, insomma i nomi ovviamente relativi al cartone. Poi abbiamo Yasmin, che qua era bello se ci scriveva Yasmin o Aladdin, so che c'entra, se saranno sbagliati, non lo so, però era meglio Yasmin, da là c'è scritto tutte Cenerentola, vabbè la principessa Ranocchio, alla fine non è che c'è scritto proprio i nomi della principessa, però vabbè, comunque era, vabbè, comunque dai. Aladdin, e qui abbiamo insomma Yasmin, la lampada del genio. Andiamo a aprire questa. Poi bello che hanno fatto le palette proprio colorate, vedete la scatolina quanto è carina. Proprio colorate al cartone, tipo Tiana verde, la Bella e la Bestia rosso, Cenerentola blu, Yasmin celeste e poi Ariel rosa, che questo è un rosa stupendo. Allora, questa qui dietro così, anche qua poi dietro i libri c'è sta scritto i nomi delle... Sì, infatti le frasi del film. Allora, andiamola ad aprire. Qui c'è scritto A Whole New World. Qui abbiamo tre blush, tre illuminanti. Dopo vi farò vedere tutto meglio nel dettaglio. Adesso ve lo faccio vedere un po' così alla sfuggita. Ok.
E infine abbiamo ovviamente Ari, la mia principessa preferita, ed è bellissima la scatola. Adoreggio proprio. Ma sono fatte proprio bene. Allora, mamma mia, quanto adoro! Ma è bello proprio sto rosa lilla, boh. È bellissimo. Lei ovviamente qua c'ha. Ah, è flounder. Sai, io mi sbaglio sempre. Flounder, pesce, Sebastian, il granchietto con la stellina. Olè, bellissima. I soliti tre blush, i tre illuminanti. Qui c'è scritto sia te possible. No, sia te possibile. Non so come si pronuncia. E questi sono i suoi colori. Vedete sul blu, sul verde. Adesso, ragazzi, rigiro la telecamera e li sbocciamo insieme. Così le vedete. Li vedete anche meglio i colori, vedete, levo le pellicoline, almeno vedete anche meglio il tutto. Ok, ragazzi, eccomi qua. Allora, partiamo da Tiana, vedete, così le vedete meglio nel dettaglio. Eccole qua, qui dietro con la fase Real Dreams Come True. E tarata, addosso adesso qua vi levo un attimo la pellicolina per farvi vedere meglio qua. Eccoli qua. Questi qua rosati, questa riga qua sui blush, l'altra parte sui illuminanti. Sono veramente belli. Dopo andiamo a svucciare anche quelli. Invece qua abbiamo praticamente gli ombretti. Eccoli qui, che ci sono scritti anche i nomi, vedi Tiana del cartone. Veramente bella. Allora, adesso andiamo a svucciare. Allora, intanto questo lo levo proprio. Ok. Qualche colorino di ombretto, andiamo a fare qualche oddio, shimmer e qualche, faccio due shimmer e due, Madonna, ne ha fuori di scuri oggi, e due opachi. Allora vado a prendere Evangeline, questo qua giallo che mi ispira, poi mi ispirava questo verde che è Tiana, poi uno, due, adesso andiamo a fare opaco, andiamo a fare questo arancione qua, Mama Hody. E andiamo a fare questo celestino qua su, anzi no, i celestini li famo dopo con l'altra palette, famo Beignets, Beignets. Andiamo a vedere come sono, wow, sono coprenti, mi piace, sì, direi proprio di sì. Anche questi shimmer, guardate quanto sono belli, anche quelli opachi che comunque si vedono molto molto bene. Adesso invece vado a swatcharvi, aspettate che rimetto la pellicola, aiuto, aspettate, queste da metterle bene, che sennò. Adesso vado a swatcharvi invece per quanto riguarda gli illuminanti e i blush. Allora, vediamo, vi faccio un blush e un illuminante. Sono curiosa di vedere questo blush qua. Guardate quanto è bello. Wow. Bello tosto questo, però questo dopo si sfuma, comunque viene una cosa delicata, però veramente bello. E poi un illuminante, boh, facciamo Tiana Splish, questo qua sopra. Wow. Bello, eh? Sì, sono illuminanti, ma è bellissimo. Guardate. Bello. Poi sono molto coprenti, cioè scrivono. Quindi la palette di Tiana approvata, bellissimo, mi piace veramente tanto. Adesso andiamo avanti. Allora, questa qui è quella lì di Belle, veramente bellissima. Andiamo a. Allora, per fare una roba veloce, prima faccio così. Faccio vedere intanto che questi sono sia i blush che i illuminanti. E li andiamo subito a svolciare. Facciamo, vediamo questo blush marroncino qua e facciamo questo illuminante qua su che mi intriga. Andiamo a vedere. Wow. Questo illuminante, questo è un blush infatti molto tenue, che non si vede nemmeno quasi. Questo invece è l'illuminante. Che poi questi più che anche blush, questo è marroncino, non so quanto può essere tanto blush, boh. Però lo potete utilizzare anche come, oddio, come terra, sta roba qui. Allora,
Adesso andiamo a vedere per quanto riguarda i colori. Eccoli qua, adesso vi faccio vedere più nel dettaglio, sempre con le scritte. Sono molto molto belli. Vedi Best, Bestia, Beauty, Gaston, Library, Rose, Belle. Veramente belli. Ok, qua faccio sempre due pacchi, due shimmer. Allora, facciamo questo shimmer, questo sul bordeaux, quest'altro sul marroncino, poi facciamo questo opaco che è bello e poi facciamo questo rosa. Violet, andiamo a swatcharli. Questi shimmer sono fantastici. Guardate, è bellissimo questo, eh? Molto molto belli. Anche quelli opachi comunque si vedono. E mi piace anche questa. Mi piacciono tutte comunque. Qui bisogna metterle bene perché... Olè, a posto. E questa era Belle. Eccomi qua. Adesso invece passiamo a Cenerentola. Bellissima. Anche al tatto è una figata. Proprio effetto libero anche al tatto. Ok. Andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Guardate qui tipo i nomi. Che figata degli illuminanti. C'è Bibidi, Bobidi e Bu. Oh, vabbè, bellissimi. Quindi blush illuminanti. Andiamo a swatcharli insieme. L'ora de blush mi ispira questo corallo. Ed illuminante questo argentato qua, bianco. Ok. No, questo è il blush molto bello sul corallo e questo è l'illuminante. Non si può dire che non abbiamo né illuminanti né blush. Belli, l'illuminante questo è bellissimo. Adesso invece passiamo agli ombretti. Allora, una pulita, la via, ok. Allora, rimettiamo la pellicolina per bene. Olè. E passiamo agli ombretti. Qui pure c'è i nomi comunque del cartone, c'è Cinderella, sarebbe Cenerentola, vedete Gas, se gliela fo entro Pasqua, Gas vedete qui, veramente Pumpkin, Zucca, veramente veramente bella. Ok, allora facciamo opaco, no fammi glitter prima, va, e questo blu mi sa che è bellissimo, Royal. Poi glitter facciamo questo, anzi facciamo questo verd'acqua. Poi facciamo, cioè guardate, bellissimi. Poi facciamo questo lila opaco. In altro opaco facciamo questo rosino qua, va. Andiamo a vedere. Madonna. Che ho visto? Cosa ho visto? Cosa ho visto i miei occhi? Cioè, ragazze, guardate questo turchese che bomba, ma anche questo blu così metallizzato. Sono veramente tutte scriventi queste palette. Anche questi qua. Questo è un po' più tenue, sto lilla, potete usare anche come transizione. No, vabbè, ragazze, una roba fantastica. Ok, andiamo avanti. Adesso passiamo invece a Yasmin, quanto è bella lei anche. Bellissimo. Apriamo, voilà. Allora. Gliela farò blu, sì. Allora, faccio vedere meglio sia blush che illuminanti. Blush è sempre la parte sinistra, illuminanti parte a destra. Ecco qua. Allora, the blush vado a fare questo rosato qui. Mi ispirano tutti e due, andiamo a fare tutti e due. Questo che è bello sul corallo e quest'altro sull'oro. Vediamo. Allora, questo qui è il blush. Ovviamente i blush sono molto più tenui, è normale. Che non coprono più di tanto. Madonna, ragazze, gli illuminanti sono una roba pazzesca. Guardate questo corallo, questo oro pure. Il blush è pure molto molto carino. No, vabbè. Cioè, faccio rivedere.
Adoro. Dove la pellicola? Ah, beh, si è rimessa a posto. Non trovavo la pellicola. Allora, un attimino che mi do una botta così vediamo gli ombretti. Allora. Olè, c'è sempre i soliti nomi, The Sultan, Jafar, Aladdin, Magiche Lampe, Jenny, Abu. Ma vabbè, bellissima. Ok. Allora, qui facciamo. Ah, del brillantinato facciamo. Questo qui, Agrabah. Marketplace, bellissimo questo. Poi facciamo questo violetto opaco. Vediamo questi qui. Vabbè, casomai uno chiaro lo prendo dopo. Volevo fare questo giallo, vediamo. Olè. Allora, andiamo a swatchare. Ah, beh, ne ho preso solo uno shimmer, vabbè. Beh, no, anche qui. Ah, no, no, anche questo è shimmer, però è molto delicato. Pare shimmer. Eh sì, oh, pare shimmer, vabbè. Però guardate questo qui quanto è figo. Agrabah. No, vabbè, anche il giallo comunque si vede. Vabbè, stupende ragazze, sono stupende queste palette. Andiamo avanti. E adesso passiamo alla mia principessa preferita, che è Ariel. Che posso tutte le mie preferite, ma questa è quella che mi spicca di più. Oh, quanto è bella, bellissimo. Tata, questi c'è i colori più vivi. Allora, non sera questa pellicola, vabbè. Allora. Qui abbiamo illuminanti e blush come sempre, bellissimi anche questi. Allora, qua the blush vado a fare questo qua un po' più scuretto ed illuminanti mi ispira molto questo qui rosa. Questo qua è sempre un rosa antico, però si vede che è tipo bianco, quindi sappiamo più o meno com'è. Allora, l'illuminante è bellissimo questo rosa, vedete? E questo è il blush sul marroncino. Cioè, ragazze, ma sto rosa è stupendo, molto delicato, poi. Bellissimo. Aspettate che la metto meglio. No, niente, non so quale mette. Oh, porca, ecco, niente. Aspettate, non faccio così. No, io l'avevo fatta. Scusatemi. Allora, adesso andiamo a provare ovviamente i nostri ombretti. Che ho fatto subito. Riesco, ragazzi, un attimino. E qui pure c'è scritto i vari nomi: Flounder, Ariel, Sebastian. Belli. Oceano, Ursula. Allora, i brillantinati, andiamo a fare questo qui acquata, questo qui, che questo c'ha le pagliette più grosse confronto a quest'altri shimmer. Andiamo a fare Adella, poi d'opaco ovviamente il rosso, Sebastian, e poi andiamo a fare dai Ursula. Vediamo un po', ma wow, aspettate, se no sporco. Cioè, ragazze, ma questo è bellissimo. Guardate a quata questo. Ma che spettacolo di colore è? No, vabbè, adoro. Poi abbiamo questo verde bellissimo, pure shimmer, e questi due Mermaid e sì, e Ursula. No, vabbè, adoro. Ma che roba bella. Adoreggio proprio. Niente ragazzi, io comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, mettete un pollice in su. Sotto il video, se volete, commentatemi, fatemi sapere qual è stata una di queste 5 la vostra palette preferita o anche più di una. Fatemi sapere sotto nei commenti. E scusate per l'inizio, ma comunque vi volevo spiegare quello che mi era successo a me e alla mia amica. Dopo ripeto, se volete andare nel suo canale, andate a vedere il suo canale, ovviamente, e vi spiega lei meglio tutto nel dettaglio. E quando caricherà il video, spero che vi sia stato utile anche per i vostri acquisti. Io vi saluto, vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!